Riconoscete, sappiate, riconoscete, la parola esatta di Paolo, dunque, che i veri discendenti di Abramo, e chi sono i veri discendenti di Abramo? I giudei? Quando Gesù nel Vangelo gli dice fate la verità e la verità vi farà liberi, noi non siamo bastardi, noi non siamo schiavi di nessuno, noi abbiamo Dio per padre. Se fosse vero che Dio è vostro padre, capireste quel che vi dico, accettereste me. Sì, ma noi siamo discendenti di Abramo, siamo figli di Abramo, non siamo figli di prostituzione, noi siamo discendenti di Abramo. Se foste discendenti di Abramo, ripete Gesù, mi accettereste perché Abramo sa chi sono io. E è una di quelle frasi che poi le spingeranno a prendere i sassi per lapidarlo, perché si fa uguale a Dio. Come tu che vivi quasi 2000 anni dopo Abramo, dici che Abramo ti conosce. Oh, io ho mangiato molto fagioli insieme, eh? Ma perché? Prima che Abramo fosse, io sono, aggiunge lui. E questo io sono è il tetragramma sacro degli ebrei, YHWH, quel nome che un ebreo non pronuncerà mai. Quindi vuol dire il Dio, Dio di Israele. Io e il Dio di Israele siamo una cosa sola. Hanno accettato questo suo messaggio? Tanto è che venivano a lapidarci, è riuscito a scapparci via, ma l'hanno fatto qualche tempo dopo, qualche settimana dopo l'hanno fatto. I veri discendenti di Abramo sono quelli che hanno fede. Fede in chi? Nel Dio di Abramo? Nel Dio di Isacco o nel Dio di Giacobbe? Nel Dio come lo rivela Gesù? Nel Dio di Abramo, come lo rivela Gesù, naturalmente. Infatti Dio ha fatto questa promessa ad Abramo: per mezzo tuo benedirò tutti i popoli. Quando è che la fa? Lei che lo sapete? Quando stava sacrificando il figlio, dopo aver sacrificato. Prima ancora. All'inizio, nel primo incontro che la Bibbia registra tra Abramo è questo Dio strano, che non sa chi è, non conosce il nome, non conosce niente di lui, che gli fa la proposta, esci dalla tua terra e va. Abramo si sente fare questa promessa: in te saranno benedette tutte le stirpi della terra. Notate, in quell'epoca, no, dopo, quella viene fatta dopo, l'alleanza viene dopo. Abramo in quel momento si sente un maledetto da Dio, dagli dèi, perché ormai è vecchio e senza figli, oltretutto. E per loro non aver figli era un segno di maledizione della divinità. E dice, se tu farai quello che ti sto dicendo, non soltanto io benedico te, ma attraverso di te dirò il bene su tutti i popoli della terra. E in questo senso la chiamata di Abramo è la risposta di Dio, è il quarto rilancio di Dio al quinto rifiuto di Genesi 1:11. Vi ricordate queste cose voi? Io non c'ero, se c'ero dormivo, né? Dicevo che là. Rifiuto di se stessi come creature, quindi rifiuto di Dio come padre, dell'altro come persona, dell'altro come essere umano. Va bene? Il potere che si innalza fino al cielo schiacciando l'uomo e che crea che cosa? Alla fine, non la dispersione, la disgregazione, l'incomunicabilità, una cosa che noi non sappiamo neanche cosa sia, perché oggi come oggi ci si capisce senza neanche aprire la bocca, è vero o no? Si è tutti in sintonia uno con l'altro tutti i giorni proprio, meravigliosamente, è vero? Basta ascoltare la televisione, guardare i nostri politici che parlano, i sacapestosi. Anche quello. La disgregazione dell'umanità. Come risponde Dio a questo quinto rifiuto dell'uomo che porta alla disgregazione? Chiamando Abramo. E a lui, fin dall'inizio, dal primo incontro, facendo questa promessa: in te saranno benedette tutte le stirpi della terra. Quando è che l'ha realizzata? Vi sembra che l'umanità sia ricongregata oggi come oggi? No. Quindi è una promessa ancora in fieri o già realizzata? Ma se non c'è, siamo nel genere, non ancora, è già realizzata ma non ancora manifestata questa realizzazione.
Quando è che l'ha realizzata? Cristo. Quando nasce, quando predica, quando ascende al cielo, quando... Wow, sapete tutto voi, ne? E vi ricordate anche qual è il momento nel quale nei Vangeli questo è detto nero su bianco? La morte di Gesù come risposta di Dio a Babele? Detto dagli apostoli o detto da Gesù stesso? No, detto soprattutto da un apostolo che scrive, dall'evangelista che scrive. Che Gesù lo dice nella preghiera, quell'attestamento prima di morire. Sì, però la prima lettura che noi troviamo nel Nuovo Testamento della morte di Gesù come risposta di Dio al peccato dell'uomo è in Giovanni 11. Quindi appena prima che cominci il racconto della passione, fra l'altro, degli ultimi fatti prima della passione. In Giovanni 11 parla di che cosa? La risurrezione di Lazzaro. Alla fine del racconto della risurrezione di Lazzaro dice che molti giudei credettero in Gesù a causa di Lazzaro. Allora il Sinedrio si riunisce e decide: che fomei, che facciamo con questo Gesù che qui combina certe cose che insomma non possiamo far finta che non faccia niente. E sapevo che non sono stupidaggini queste. È bravo, è il momento nel quale a un certo punto della discussione Caifa interviene. Chi di voi ha presente Jesus Christ Superstar? Questo episodio è potente proprio. Il Sinedrio si riunisce, tutti sti uomini con mantello nero e cappuccio nero, appollaiati su un'impalcatura da cantiere, a semicerchio, soprattutto c'è avvoltoi che parlano tra di loro. E a un certo punto Caifa dice: cretini, capivnegoto! Non possiamo più giocherellare con quest'uomo. This Jesus must die, gonde copal, dobbiamo farlo fuori. Perché altrimenti qui non ci si risalva più. E a quel punto Giovanni commenta: Caifa in quell'anno era sommo sacerdote e senza saperlo fece una profezia, cioè parlò a nome di Dio, che Gesù sarebbe morto non solo per la nazione, ma per ricongregare i figli di Dio dispersi. Quindi la risposta di Dio a Genesi 11. Dopo tutto il resto, più volte viene richiamato l'idea, ma la prima volta che viene espressa in modo chiaro all'interno dei Vangeli è lì. In te benedirò tutti i popoli. Notate, lo strano è che questa profezia noi la troviamo in Genesi 12, al versetto 3, quindi l'inizio proprio della storia della salvezza, con Abramo. In tutto il resto della Bibbia è accennata una o due volte in tutto l'Antico Testamento. Un profeta o l'altro che non è che richiama papale papale questa frase, che però c'è qualcosina che si rifà lì. Dov'è che riappare? Qui e negli Atti degli Apostoli. Due volte, ma nel Nuovo Testamento. Vuol dire che la riflessione della prima generazione cristiana ha dovuto, diciamo, bypassare i mille e più anni della legge di Mosè per andare all'origine e rileggere quindi nella morte di Gesù quella risposta che l'uomo si aspettava da sempre, quella promessa, rivalorizzare quella promessa, perché la promessa che è stata portata avanti sempre di più nella riflessione biblica da parte degli ebrei è stata: ti darò un figlio, ti darò una terra, che erano le altre promesse che Dio ha fatto a Abramo insieme a questa. Quelle riguardavano di più loro, quindi perché chi gattinia dai gli altri popoli, insomma, dai.